Mi ricordo quando ero triste e solo e nessuno si curava di me. Allora, Tommy, sei pronto a scegliere il tuo cucciolo? Sì, mamma, non vedo l'ora di avere un cagnolino tutto mio. Buongiorno, benvenuti. Allora, piccolo, sei qui per adottare un cane? Hai scelto il posto giusto. Ci sono tanti amici che cercano affetto. Vieni, dai, ti mostro i nostri ospiti. Mamma, mamma, vieni! Ho deciso, voglio lui. Ti chiamerò Spot. Poi sei arrivato tu. Mi hai insegnato a giocare, ad essere un amico fedele. Grazie a te ho dimenticato la tristezza della solitudine. Dai, Spot, prendila, prendila! Mi hai insegnato quanto fosse semplice essere felici. La vita era come l'avevo sempre sognata. Spot, vieni qui, c'è la pappa. Spot, cosa succede? Mamma, guardalo. Spot sta male. Chiama il veterinario. Finché non iniziarono i problemi. Allora, dottoressa, cos'ha Spot? Signora, mi dispiace davvero molto, ma la situazione di Spot è davvero più grave del previsto. Le analisi hanno infatti riscontrato che il suo cane ha un linfoma. La prego, si spieghi meglio. Praticamente, il linfoma nel cane è un tumore aggressivo, conseguente alla proliferazione non controllata di linfociti, con invasione di alcuni organi e anche di alcuni tessuti. Alcune razze ne sono più affette di altre, e diciamo che generalmente si sviluppa in un'età compresa tra i 3 e i 7 anni. Oh no, ma c'è qualcosa che si può fare? Come possiamo curarlo? Purtroppo, per il linfoma del suo cane, al giorno d'oggi non sappiamo ancora molto, anche se è così frequente nei nostri amici animali, perché gli studi di questa malattia sono infatti molto costosi e ancora in fase di sviluppo. La cosa peggiore era vedere quanto stessero male. Non ho paura, ma devo lottare, perché tu hai bisogno di me. Tranquillo, Spot. Ci sono io con te. Andrà tutto bene. E ora più che mai io ho bisogno di te. Regala una speranza sostenendo la ricerca sul linfoma del cane, contribuendo a Let's Bite Dog Linfoma.